ho il compito di presiedere, si fa per dire, una sessione in cui sentiremo delle cose molto interessanti, le implicazioni oculari della malattia del collagene. E quello che mi ha colpito, l'implicazione oculare delle malattie autoimmunitarie, glaucoma e non solo, perché mi ha fatto venire in mente una cosa, ma glielo dirò dopo aver sentito la dottoressa Allegri. Allora, il primo a parlare è la dottoressa Santarelli, ospedale di Udine. Ah, tutti e due. Siete in due o siete in tre? Basta due. Grazie, dottoressa. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la dottoressa Paoli per la possibilità di partecipare a questo congresso veramente ricco di argomenti e relazioni molto interessanti. Io parlerò delle implicazioni oculari delle malattie del collagene. Okay. Delle implicazioni oculari delle malattie del collagene. E... Vado. Ok. Allora parlerò delle malattie genetiche del collagene. Queste sono le patologie che tratteremo: la sindrome di Marfan, l'ostogenesi imperfetta, le sindrome di Ehlers-Danlos, la sindrome di Stickler e la sindrome di Alport, andando a focalizzarci su quelli che sono gli aspetti importanti che l'oculista deve conoscere. E sono sicuramente delle patologie rare che è poco frequente incontrare nella pratica clinica. E anche per me preparare questa relazione è stata un'occasione per conoscerle meglio e mettere a fuoco quelli che sono gli elementi importanti anche per noi oculisti. Comincio parlando della sindrome di Marfan, che è causata dalla mutazione del gene che codifica per la fibrillina, una proteina responsabile dell'integrità delle fibre elastiche e della forza tessutale. La mutazione della fibrillina causa l'indebolimento del tessuto connettivo. Queste sono le manifestazioni sistemiche della sindrome di Marfan, già esposte prima dalla dottoressa e dalla professoressa Pasutto, quindi non mi soffermo, e il fenotipo caratteristico è questo: l'alta statura, la cifoscoliosi, l'iperlassità articolare. Andiamo a concentrarci sulle manifestazioni oculari. Qui ho riportato le referenze a cui mi sono rifatta. Allora, vado avanti in senso anatomico, quindi anteroposteriore. E a livello corneale può essere presente una cornea piatta o una megalocornea. L'iride spesso presenta dei caratteri di transilluminabilità con iridodonesi e caratteristiche alla scarsa midriasi per ipoplasia del muscolo dilatatore della pupilla. Questa è l'anomalia oculare più frequente e più caratteristica della sindrome di Marfan, l'ectopia del cristallino, ovvero una dislocazione sul piano pupillare, solitamente in senso superotemporale, associata a facodonesi. Insorge nell'infanzia ed è solitamente bilaterale, simmetrica nei due occhi. La causa dell'ectopia del cristallino è la disfunzione delle fibre zonulari. Le fibre zonulari sostengono il cristallino dietro l'iride. Sono costituite principalmente da fibrillina, che è mutata nella sindrome di Marfan. Pertanto le fibre zonulari sono lasse, vengono stirate e questo determina la dislocazione del cristallino. A seconda dell'entità della dislocazione può essere del tutto asintomatico, se lieve, oppure dare sintomi, visione offuscata o fluttuante, proprio una visione che varia a seconda di come si posiziona il cristallino sublussato. E può esserci anche una diplopia monoculare. Le complicanze dell'ectopia del cristallino sono la sua dislocazione completa in camera anteriore, con rischio di glaucoma da blocco pupillare, oppure nella camera vitrea. Altre possibili alterazioni a carico del cristallino nella Marfan sono la microsferofacchia, quindi un cristallino piccolo e sferico, con una miopia lenticolare e anche qui il rischio di dislocazione in camera anteriore, o una cataratta a insorgenza precoce e solitamente sottocapsulare posteriore.
Frequenti nella Marfan sono gli errori refrattivi, la miopia assiale, l'astigmatismo elevato di tipo lenticolare dovuto all'ectopia della lente o corneale secondario a cornea piatta o megalocornea e, come dicevo prima, l'instabilità della refrazione, un elemento anche importante, conseguente ai movimenti del cristallino ectopico. Tutti questi fattori determinano un elevato rischio di ambliopia nei bambini. A livello retinico sono frequenti le degenerazioni della retina periferica, con possibile sviluppo di fori, rotture e spesso c'è una tenace adesione vitreoretinica. Questi elementi possono portare al distacco di retina regmatogeno, ha un'incidenza dal 5 al 25% dei casi, più frequente nei soggetti giovani, con un'ectopia della lente o sottoposti a pregressa lensectomia. Importante sottoporre quindi questi soggetti a visite annuali con attento controllo della periferia retinica. Solitamente la prognosi post-chirurgica è comunque buona, con delle buone percentuali di riaccollamento. Ecco, arriviamo a parlare del glaucoma. Il glaucoma è una condizione frequente nella sindrome di Marfan, colpisce un terzo dei pazienti. La forma più comune è un glaucoma primario ad angolo aperto, con insorgenza in giovane età. L'ipotesi eziologica è quella della disfunzione delle microfibrille. E le microfibrille sono dei sottili filamenti nella matrice extracellulare del tessuto connettivo. Qui in questa foto della microscopia elettronica sono segnalate dalla lettera F e circondano il core delle fibre elastiche. Hanno una duplice funzione, da un lato garantiscono l'elasticità tessutale e dall'altro regolano i livelli del TGF-beta, un'importante citochina. E sono anche queste costituite da fibrillina. La disfunzione delle microfibrille predispone al glaucoma per un duplice meccanismo. Da un lato c'è un'alterazione della biomeccanica tissutale, si riduce l'elasticità del trabeculato e delle vene episclerali e questo determina un ostacolo al deflusso dell'umoracqueo. E dall'altro c'è un aumento dei livelli del TGF-beta, un'importante citochina che aumenta negli occhi glaucomatosi. Altre possibili cause di glaucoma sono il glaucoma secondario a distacco retinico, pregressa chirurgia, infiammazione dell'iride o dispersione di pigmento secondaria ai movimenti del cristallino ectopico, oppure glaucoma d'angolo chiuso da blocco pupillare conseguente alla dislocazione anteriore del cristallino. Passo alla seconda patologia, l'osteogenesi imperfetta, dovuta alla mutazione del collagene tipo 1, manifestazioni sistemiche caratteristiche, fragilità ossea, deformità scheletriche. A livello oculare, come già detto dalla professoressa Pasutto, la manifestazione più comune è la sclera blu, che spesso è il segno di esordio nei bambini. È conseguente all'assottigliamento del collagene sclerale che determina una visualizzazione della coroide sottostante, della vascolarizzazione. Molto comune nell'osteogenesi perfetta, sempre in conseguenza all'assottigliamento del collagene, è l'assottigliamento corneale, con un rischio di cheratocono. La riduzione del collagene a livello di cornea e sclera determina una elevata fragilità oculare. I soggetti con osteogenesi perfetta sono a rischio di perforazione corneale o bulbare in seguito a traumi minori, nei casi più gravi anche lo semplice sfregamento oculare. E ci possono essere anche emorragie retiniche in seguito a traumi minori. Per questo nei soggetti, soprattutto i bambini, con osteogenesi imperfetta è raccomandata cautela nella quotidianità e l'utilizzo di occhiali protettivi per evitare traumi accidentali. A livello di coroide possono esserci rotture della membrana di Bruch che si complicano con CNV. E arriviamo a parlare del glaucoma. È un reperto abbastanza comune anche nell'osteogenesi imperfetta ed è dovuto alla disfunzione del collagene a livello del trabeculato, con un aumento alla resistenza al deflusso dell'acqueo, e anche a livello di testa del nervo ottico e lamina cribrosa, determinando un'aumentata suscettibilità al danno da glaucoma. Sempre da ricordare poi che sono soggetti con uno spessore corneale ridotto, quindi anche di fronte a pressioni intraoculari apparentemente nel range di normalità ci può essere l'insorgenza di un glaucoma. Quindi valutare sempre anche nervo ottico, fibre nervose, campo visivo
E nel momento in cui si diagnostica un glaucoma, la IOP target va settata su livelli più bassi. Allora, le sindromi di Ehlers-Danlos sono un gruppo di malattie e 13 sottotipi ce ne sono, causate da differenti mutazioni geniche. Qui ho elencato quelle più rilevanti dal punto di vista oculare, che sono la tipo classico, la più comune, da mutazione del collagene 5, il tipo vascolare, da mutazione del collagene 3, tipo cifoscoliotico, un tempo detta sclerotica oculare, e la brittle cornea syndrome, sindrome della cornea fragile. Le manifestazioni comuni sono l'iperestensibilità cutanea, l'ipermobilità articolare e sempre grande attenzione alle possibili complicanze cardiovascolari, come ad esempio l'aneurisma, e particolarmente frequenti e diffuse nella forma vascolare dell'Ehlers-Danlos. Manifestazioni oculari. Allora, caratteristica nell'Ehlers-Danlos sono le anomalie palpebrali, e soprattutto la floppy eyelids dovuta a un'eccessiva lassità del piatto tarsale superiore, con conseguenti sintomi di irritazione oculare cronica. Altre possibili anomalie sono l'epicanto, l'aptosi palpebrale, blefarocalasi, pieghe infraorbitarie, ectropion, tutte conseguenze di questa eccessiva lassità dei tessuti. Eccessiva lassità anche a livello della congiuntiva, con la possibilità di congiuntivocalasi, e sono comuni le emorragie sottocongiuntivali ricorrenti. Anche nell'Ehlers-Danlos ci troviamo di fronte a cornee sottili, per l'assottigliamento del collagene corneale. Spesso c'è un'anomalia nella curvatura corneale, con conseguenti errori refrattivi, e spesso anche la superficie corneale è irregolare, e quindi si altera la distribuzione del film lacrimale e ci sono i caratteristici sintomi dell'occhio secco. Mi soffermo a parlare della cornea nella sindrome della cornea fragile, che è il sottotipo di Ehlers-Danlos che colpisce prevalentemente e più gravemente la cornea, con assottigliamento corneale molto severo e a insorgenza precoce, che porta all'evoluzione in keratocono e keratoglobo con alto rischio di idrope corneale e conseguente sviluppo di cicatrici corneali che in età pediatrica portano al rischio di ambliopia. La cornea è molto fragile e può rompersi sia per traumi minori che anche spontaneamente, e queste perforazioni corneali sono di difficile trattamento per l'elevata fragilità tessutale. L'assottigliamento del collagene sclerale porta anche in questo caso all'aspetto di sclera blu e al rischio di rottura bulbare spontanea o dopo traumi minori. E quindi anche in questi soggetti raccomandare cautela per evitare traumi accidentali. A livello retinico, le striangioidi sono un reperto che può essere presente ma comunque raro, mentre comune nella forma di Ehlers-Danlos vascolare e sono le emorragie vitreali e retiniche. Questo perché c'è un deficit di collagene tipo 3 nelle pareti vascolari, che di conseguenza sono assottigliate, fragili e tendono a rompersi spontaneamente. Distacco di retina è un'altra possibile evenienza, soprattutto nella forma vascolare, cifoscoliotica e nella sindrome della cornea fragile. Il glaucoma. Nell'Ehlers-Danlos, come detto anche prima dalla professoressa Pasutto, il glaucoma è comunque un reperto raro, più comune nel tipo vascolare, e dovuto al deficit di collagene di tipo 3 e quindi un'aumentata resistenza al deflusso dell'umoracqueo. Ecco, qui ho riportato quelli che sono i sintomi visivi d'allarme per possibili complicanze vascolari sistemiche che caratterizzano questa sindrome. Quindi di fronte a soggetti con insorgenza acuta di calo del visus, difetti del campo visivo, diplopia, sempre sospettare possibili eventi vascolari come la dissezione arteriosa cervicale, gli aneurismi cerebrali, oppure nei soggetti con la forma vascolare ci può essere lo sviluppo della fistola carotido cavernosa, che si manifesta con la chemosi congiuntivale emorragica, la proptosi pulsante, il soffio vascolare, quindi tutti i sintomi da non sottovalutare perché possono essere spia di eventi gravi a livello sistemico. La sindrome di Stickler è causata dalla difettosa produzione di 3 tipi di collagene, il 2, il 9 e l'11, e si manifesta con anomalie orofacciali, muscoloscheletriche, sordità. E ne esistono 4 sottotipi.
manifestazioni oculari. Spesso presenta una cataratta congenita, però solitamente periferica, un'opacità corticale e non progressiva, quindi che non inficia molto sulla visione. Questa è l'anomalia più comune nella sindrome di Stickler e anche la più pericolosa, la degenerazione vitreale. I collageni 2, 9 e 11 sono costituenti fondamentali del corpo vitreo e la loro mutazione determina liquefazione e contrazione del corpo vitreo, dando luogo al patognomonico quadro della cavità vitreale otticamente vuota. E, esistono due fenotipi, uno a membrane, nel quale dietro al cristallino si ha una raccolta di membrane vitreali gelatinose e il resto della cavità vitreale è vuoto, oppure il fenotipo a fibrille con delle lamelle vitreali diffuse all'interno della cavità vitreale. Alle anomalie vitreali si associano le anomalie della retina periferica, una degenerazione all'attice con distribuzione radiale perivascolare e associata ad alterazioni dell'EPR. Compare di solito nei bambini intorno ai 4 anni di età ed evolve progressivamente. Insorge come delle chiazzette atrofiche che poi vanno incontro a iperpigmentazione. Queste anomalie vitro-retiniche possono complicarsi in un'alta percentuale dei casi, parliamo del 50-70%, con un distacco di retina regmatogeno a insorgenza precoce, in ragazzi entro le prime due decadi di vita, può essere bilaterale e ha una prognosi molto sfavorevole, con un alto rischio di proliferazione vitro-retinica e cecità. Questo, gli studi clinici hanno dimostrato che nei soggetti affetti da Stickler, già in giovane età, quindi già nei bambini, è indicato un trattamento laser profilattico periferico con laser o crioterapia e questo riduce drasticamente di 10 volte l'incidenza del distacco retinico. Molto comune nella Stickler è la miopia, anche questa che insorgenza precoce nell'infanzia, da moderata a severa oltre le 10 diottrie. Il glaucoma nella sindrome di Stickler è abbastanza raro ed è un glaucoma congenito, conseguente a una disgenesia del segmento anteriore, con processi iridei prominenti che coprono il trabeculato. La forma più comune di glaucoma è quella secondaria al distacco retinico. Concludo parlando della sindrome di Alport, che è causata dalla mutazione del collagene 4 ed è caratterizzata da un'anomalia delle membrane basali. E è principalmente coinvolta la membrana basale del glomerulo con sindrome nefritica, evoluzione in insufficienza renale, ma spesso si associa anche a sordità e anomalie oculari. Ecco, le principali anomalie oculari sono queste. A livello corneale sono caratteristiche le erosioni corneali recidivanti, perché a causa del deficit di collagene tipo 4 nella membrana di Bowman c'è una difettosa adesione fra l'epitelio e la membrana di Bowman, con quindi questa tendenza alle erosioni recidivanti. E l'altra distrofia corneale caratteristica della Alport è la distrofia polimorfa posteriore, per deficit di collagene nella membrana di Dashmet e una difettosa adesione, in questo caso, fra le cellule endoteliali e la membrana di Dashmet. Le cellule endoteliali vanno incontro a degenerazione vacuolare, morte, e si creano delle vescicole nello strato endoteliale. Caratteristica della Alport è anche il lenticolo anteriore, ovvero la protrusione assiale della superficie anteriore del cristallino in camera anteriore, conseguente allo sfiancamento e assottigliamento della capsula anteriore del cristallino. E ci può essere anche una cataratta congenita. E a livello retinico sono caratteristiche dell'Alport dei depositi giallastri, detti flex, a livello perimaculare o periferiche e l'assottigliamento della retina nella regione temporale. Queste due condizioni sono asintomatiche, mentre grave è lo sviluppo del foro maculare, che nell'Alport tende a essere di grandi dimensioni, insorge in giovane età ed è scarsamente responsivo al trattamento chirurgico. Con questo concluso la carrellata su tutte le patologie, vi ringrazio per l'attenzione. Sì, grazie dottoressa, una bellissima relazione che adesso verrà discussa dalla dottoressa Giacomin.
di Padova. Io volevo fare solo delle osservazioni per un po' stimolare la vostra osservazione clinica, soprattutto in certe malattie tipo la Ehlers-Danlos, che si accompagna, come abbiamo sentito, a patologie palpebrali e cheratocono. Quando guardiamo questi pazienti, li dobbiamo vedere, secondo me, pensando che questa patologia, che ha un'alterazione del collagene, porta ad un'alterazione dell'ammiccamento, poiché la palpebra è lassa e quindi lo sfregamento della palpebra sulla cornea non è più uno sfregamento che, come sappiamo, è lo stimolo al turnover cellulare corneale. Quindi quando abbiamo un ammiccamento normale, con la lacrima avviene anche all'apice della cornea il turnover cellulare di ricambio. Se questo meccanismo non è fisiologico, potrebbe anche essere una delle cause che possa essere motivo di induzione per un'alterazione poi del metabolismo cellulare del cheratocono. E difatti pazienti che hanno il cheratocono, se voi li guardate, gli girate la palpebra, spesso hanno una situazione irritativa abbastanza vivace. E se sono obesi, io personalmente sconsiglio sempre di fare un'attività fisica di ginnastica, evitando pesi ed evitando esercizi con la testa in basso e le gambe in alto che facciano aumentare la pressione intracranica, perché questo potrebbe portarsi anche a livello del segmento anteriore e indurre un cambiamento metabolico. Non so voi cosa ne pensate di questa cosa, ma e quindi anche una chirurgia palpebrale che rimetta in posizione corretta la palpebra può indurre un miglioramento di questo meccanismo di ammiccamento.